l'Inter capolista ospita per la 21ª giornata del campionato di Serie A la Sampdoria di Vujadin Boskov. 5 sono i punti di vantaggio dei nerazzurri sulle dirette inseguitrici Milan e Juventus. E tra pattoni alla vigilia è stato chiaro: vincere oggi vuol dire mettere la coda del gatto nel sacco. Solo Riccardo Ferri, match winner a Pisa, non è disponibile oggi ed il Trap lo sostituisce con il Piardelli al centro della difesa. Grave assenza invece in casa Samp, Vialli resta Genova e Boskov deve inventarsi un centrocampo a 5, con Lombardo e Dossena esterni e con Mancini unico riferimento offensivo. Splendida giornata di sole a San Siro e terreno in perfette condizioni. Agli ordini dell'arbitro De Lia, la gara può iniziare. Dopo qualche minuto di studio, nelle quali l'Inter fatica a trovare spazio, la prima occasione capita al 10° minuto. Dalla sinistra lottano Matteo Svaltino, ma Pagliuca respinge la conclusione del numero 10 tedesco. Al 12° Matteoli sfrutta la sponda di Sereni, ma nella sua conclusione non trova la porta difesa da Gianluca Pagliuca. Al 23° Carboni spinge sulla sinistra, passa Dossena che mette al centro per Mancini, che batte Zenga ammutolendo San Siro, regalando così il vantaggio alla Sampdoria. I nerazzurri ci mettono più di 10 minuti a riorganizzarsi e a rendersi pericolosi. Al 36° Klinsmann impegna Pagliuca a termine di una bella manovra corale. Poco prima dell'intervallo Mancini sfiora il 2-0, solo il palo nega il raddoppio e salva i nerazzurri. Ad inizio ripresa è ancora Mancini a pungere la difesa del Trap. Zenga al 61° è prodigioso nel negare la doppietta al numero 10 blu cerchiato. Inter sfortunata al 66° quando Sereni colpisce il palo e sulla ribattuta non riesce a ribadire in rete. Al 74° tunnel di Mancini a Bergamo, il tiro del fantasista è però debole e Zenga para facilmente. Il Trap fischia e sprona i suoi. Al 77° Klinsmann costringe in corner Pagliuca. All'85° Berti allarga per Matteus, che di potenza trova il pareggio. Grande conclusione del tedesco, che non lascia scampo a Pagliuca. Al 91° Serena lotta come un leone con Vierkov. Sponda per Rossini, che è appena subentrato a Bianchi. Il tiro del giocatore lanciato nella mischia dal Trap supera Pagliuca e regala due punti insperati ai nerazzurri. Vittoria di cuore e di carattere per l'Inter, che grazie ai pareggi contestuali di Milan e Juventus sale più 6, mettendo così una seria ipoteca sullo scudetto. Samp quasi perfetta per 85 minuti, che si deve però arrendere alla fame di quest'Inter, lanciato ormai verso il tricolore.